Che cosa preveda il disegno d'amore della volontà di Dio Padre è ben riassunto dall'inno cristologico che San Paolo indirizza agli Efesini. Dio Padre ci precede con una benedizione spirituale che non riguarda l'abbondanza di cose, ma lo sceglierci come parte viva di sé, che è santo e ci vuole santi, e amore e ci vuole perfetti nella carità, è immacolato e ci vuole immacolati. Per farci arrivare questa benedizione che ci farà figli adottivi, chiama il Figlio, dopo tutti i profeti che lo hanno preceduto, il quale col suo sangue compie questo miracolo di purificare, unire e far meritare a noi la vita eterna. Il brano che abbiamo letto come seconda lettura parla inoltre della caparra che ci viene data come anticipazione di questa vita eterna, che è nostra eredità. Qual è questa caparra? Qual è questa anticipazione? È lo Spirito Santo. Con esso, anche se non siamo ancora completamente redenti, ricordiamoci che la redenzione del nostro corpo avverrà con la risurrezione dei corpi, almeno siamo stati strappati al nostro aguzzino, negriere e schiavista. Dov'è detto? In queste parole. Lo Spirito è caparra della nostra eredità in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Si è acquistato non deve farci pensare che fossimo in vendita, ma che avessimo bisogno di qualcuno che pagasse il riscatto. Pensate a un rapimento delle nostre anime da parte del demonio, perché noi ci siamo fatti ingannare dalle sue moine, dai suoi sussurri, dai suoi sospetti. Ebbene, se il padre di queste anime vuole indietro le sue creature, deve pagare. E Dio Padre si è acquistato di nuovo queste anime con il sangue preziosissimo di suo figlio. La storia però non finisce qua, perché oggi scopriamo che la missione di Cristo continua in uomini chiamati come Lui da Dio Padre. Egli infatti che ha creato tutti dal nulla e solo per mezzo del Figlio e col soffio dello Spirito Santo, adesso si aspetta che tutti riconoscano il Figlio e lo Spirito Santo, perché il primo salva, il secondo perfeziona. Con questo fine, Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, schiacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Siamo di fronte al ministero dell'unità, della liberazione e della consolazione, perché Gesù e lo Spirito Santo questo portano. Vediamo anche in questo invio a due la molecola della Chiesa, cioè tutta la Chiesa manifestata nel più piccolo esempio di Chiesa. A due, perché la Chiesa non è mai solitudine, autoreferenzialità, individualismo, diffidenza e rifiuto del fratello, ma comunità che condivide lo stesso Padre, lo stesso Vangelo, gli stessi obiettivi. Quando questo non accade, non c'è lo Spirito Santo in noi, ma prevalgono altri spiriti, giustamente detti impuri dal Vangelo. Nella prima lettura abbiamo visto lo spirito di cortigianeria, da cui era affetto il sacerdote Amasia. Per compiacere il re del regno del nord e appoggiare il suo potere, egli dirà ad Amos, vero profeta, «Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno». Evidentemente al re non piacevano le parole di Amos, che stava dalla parte di chi non ha parte. E Amasia lo attacca perché l'istituzione corrotta considera sempre un pericolo chi è libero per dire la verità. Ma la cortigianeria
è un vero danno non per Amos, che viene cacciato altrove, ma per Amasia e per il re stesso del regno del nord, perché se vuoi odai solo parole mielate, compiacenti, di approvazione, di lode, di conferma, chi ascolta si crede impeccabile, mentre tu che lo incensi, approfitti del tuo ruolo o della tua vicinanza a quella persona per un tuo tornaconto. Chiarissimi a tal proposito tanti detti sapienziali. L'uomo che adula il suo prossimo gli tende una rete davanti ai piedi. Una lingua bugiarda fa molti danni, una bocca adulatrice produce rovina. Ogni consigliere esalta il consiglio che dà, ma c'è chi consiglia a proprio vantaggio. Guardati da chi vuole darti consiglio e prima informati quali siano le sue necessità. Egli infatti darà consigli a suo vantaggio, perché non abbia a gettare un laccio su di te e ti dica: la tua via è buona, ma poi si tenga in disparte per vedere quel che ti succede. Sapete in questo momento storico chi è la persona più adulata in Italia? Provate a indovinare. Mario Draghi. C'è chi già lo chiama San Mario Draghi. Ma non dobbiamo essere solo preoccupati dello spirito di cortigianeria. Ce ne sono tanti altri da cacciare. Ve ne faccio un piccolo elenco perché si sappia che dove ci sono demoni, ci sono anche precise azioni volte a distruggere il nostro essere fratelli e le benedizioni di Dio Padre. Enki è il demonio che presiede a tutte le magie che si fanno sulla terra. Perciò, quando qualcuno va dai maghi o per la salute o per la fortuna o per il lavoro o per cose peggiori, non è più cristiano, ma enchiano. Belzebù è il demonio dell'orgoglio, il maestro delle eresie. Ed è detto signore delle mosche perché è a capo di demoni che godono della putrefazione, della sporcizia, della decomposizione della carne. Per questo è invocato nei sabba delle streghe, che nella magia nera chiedono questo disfacimento del corpo. Quindi questo demonio si può vincere solo con l'umiltà, che è il contrario dell'orgoglio e non favorisce affatto le eresie. Leviatano è un demonio che regola la disonestà, l'arroganza e le scelte del potere politico dispotico. Per vincerlo bisogna imparare che cosa vuol dire servire. Purtroppo il comando è più amato del comandante. Asmodeo è il demonio della lussuria e della collera e degli ostacoli ai matrimoni. Dove c'è lui, le anime sono tormentate da pensieri osceni e da scatti di ira paurosi. Astaroth è il demonio perturbatore delle anime, della follia e della pigrizia. Belfagor quello della discordia e delle liti. E l'elenco non finirebbe. Vi sembra impossibile che dietro certi peccati ci stiano certi demoni? Eppure è così. Ed ognuno ha la sua specialità malefica. La loro azione non è riconoscibile solo quando è straordinaria, per intenderci nelle possessioni, ma si riconosce anche nella vita ordinaria, con quei pensieri da cui parte la distruzione della pace, della purezza, del dominio di sé. Gesù dà il potere su tutti gli spiriti impuri agli apostoli, ma prima di tutto chiede loro di proclamare che la gente si converta, perché la chiave della nostra volontà o chiude o apre. Se chiude a questi spiriti, vivendo tra i fratelli e coi fratelli la propria fede, avrà lo Spirito Santo. Se apre a questi spiriti, caccerà lo Spirito Santo, senza il quale non c'è gioia cristiana, né amore sincero, né unità, né pace interiore, né libertà. Richiediamo dunque quello che chiedevamo all'inizio della Santa Messa nella preghiera di colletta.
O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Sia lodato Gesù Cristo.